Allora dimmi, Gerusalemme l'hai trovata come la immaginavi? Molto di più in un senso, Santità, e molto meno in un altro. Ah, sì? Non mi sono mai sentito così umile e così vicino alla presenza del Signore. Eppure non ho mai provato tanta rabbia. È un ragazzo ancora con poca esperienza, Santità. E perché questo? Ho visto i pellegrini pagare per entrare in una città che dovrebbe essere aperta a tutti quelli che vanno a pregare. E altri, il cui unico scopo è comprare dei ricordi o false reliquie. Marco! E ciò che mi ha addolorato di più è quando ho visto i soldati della croce che ammazzavano donne e bambini innocenti. Perdonatelo, Santità. La Chiesa deve rispondere di molte cose. Sarà nostro dovere cambiare tutto questo, e di più. E con l'aiuto di Dio vi riusciremo. Avete l'olio e i regali, ma il grande Khan ha anche chiesto 100 preti. Non ne abbiamo tanti a disposizione e non credo che potrei trovarli. Comunque voi non viaggerete soli. Ho scelto due uomini dotti e pii per accompagnarvi. Ambedue dell'ordine del Beato San Domenico. Fratello Nicola, un esperto teologo. E fratello Guglielmo, che ha studiato il Corano e gli insegnamenti di Maometto. Avranno il potere di assolvere e di ordinare preti e vescovi a mio nome. Sono le pietre sulle quali si costruirà la nostra chiesa in Oriente. Con la preghiera dimostrarcene degni. E con la coscienza che la nostra strada è la strada del martirio. Non abbiate troppa fretta di raggiungere la santa schiera dei martiri. Voglio che le mie lettere raggiungano gli occhi del Khan e che le mie parole cantino alle sue orecchie. Vi obbediremo. Santo Padre, i crociati chiedono che vi mostriate a loro e la vostra benedizione. Sì, sì, sì. C'è una gran folla là fuori. Stanno aspettando da ore. Verrò tra poco. Il grande Khan ha fiducia in voi. Voi tre siete la prova della nostra sincerità. Marco, ricordati il nostro patto. Tu devi tornare a casa. Messer Nicolò, qual è la vostra prima destinazione? Sarà il porto di Layasso, Santità, sulla strada verso l'Armenia. Ah, sì. Un porto sicuro. Avete amici là? Sì, certo. Tanti, Santità. Con navi che vanno a Venezia. Giovane Marco, tuo padre vuole rimandarti a casa. Ma basta che io gli dica. No. Perdonatemi, Santo Padre. La vostra benedizione è sufficiente. Quando mio padre sarà davanti al Gran Khan, sono certo che sarò presente. Le fatiche del mio nuovo incarico cominciano. Vi benedico.